Buongiorno e benvenuti a tutti. Sono Marco Marlia, sono un imprenditore da un po' di anni. Ho fatto 5-6 startup, una venduta discretamente, 2-3 attive. Adesso sono cofondatore e CEO di DriveK, startup nel mondo automotive. Facciamo lead generation, software as a service per dealer e cose di questo tipo. Scopo del mio intervento è raccontarvi due cose sulla vendita, cosa che di solito è molto distante. Fare un'introduzione su chi sei, cosa fai? 30 secondi, ho detto. Sta registrando? Vai, mamma! Cosa stavo dicendo? La vendita di solito è qualcosa che è ampiamente trascurato quando pensate alla vostra startup. Pensate al prodotto, pensate alla tecnologia, pensate a costruire qualcosa e gli utenti verranno. Built and they will come. Spesso purtroppo non è così. Spesso la strada che vi porta a crescere è fatta di faticosi deal, che siano con clienti, che siano con partner e quant'altro. Quindi secondo me un pochino ha senso dedicare di attenzione alla vendita. Sono 42 slide, cerchiamo di farlo in 42 minuti. Per chi conosce il titolo dell'evento, da dove arriva, apprezzerà magari un po' di rimando. Quindi il vostro scopo è diventare ricchi, fare $1 billion, ok? E smettere di lavorare, giusto? Ok, cerchiamo di farlo un po' interattiva, quindi questo è il segnale tecnologico per dire sì, sono d'accordo, e se volete farne un altro per non sono d'accordo potete usare un dito. Giusto per capire, chi di voi è ancora studente o wannabe? Ok, chi è un imprenditore, start-upper, si considera tale? Chi scrive codice? Chi non scrive codice? E quelli che non hanno alzato la mano sono io due? Ok. Chi si considera un venditore? Che ci fate qua? Andate nell'altra. Quindi la prima domanda è, sapete vendere? Vi sentite in grado di vendere? Diciamo che chi ha alzato la mano ha detto sono un venditore, quindi se lo sente nell'identità probabilmente si sente in grado di vendere. Per gli altri vediamo se in qualche minuto troviamo qualche soluzione. Innanzitutto la mia opinione è che vendere non è quello che immaginate tendenzialmente. Vendere non è mettere il banchetto con la limonata o andare a suonare i campanelli. Purtroppo viviamo in un mondo in cui i venditori, com'è l'immagine del venditore? È quello che è vestito, in giacca e cravatta, e principalmente con la valigetta, va in giro, fa i chilometri, suona i campanelli, va a trovare i clienti e cerca di rifilarti una sola, no? Quello lì era il venditore probabilmente 30 anni fa, vendere oggi è una cosa completamente diversa. Non è quello che vi immaginate. In ogni caso, se non sapete vendere e volete fare $1 billion, dovete o provare a fare questo. Jay-Z, il rapper, ha fatto un album di platino per ogni singolo album in cui ha partecipato come cantante o produttore. Oppure dovete fare questo. Se non avete queste due skill qua, allora mi sa che un minimo di arte della vendita ve la dovete portare a casa. Calciatori in sala? No, ok. Ok, allora se andate sul ramo della terra potete fare, se no vi tocca un pochino imparare. In ogni caso non fate gli stupidi, non pensate che la vendita sia quella cosa brutta che potete lasciare fuori dalla vostra azienda, perché alla fine se volete arrivare a avere un certo tipo di risultati, in qualche modo farete qualche vendita. Mi spiego. Questo era un grande hacker all'epoca, ma è stato anche un grande venditore. Sapete come è iniziata Microsoft? Ha venduto un software che non aveva, comprandolo da qualcuno e rivendendolo per 100 volte tanto quanto l'aveva comprato. Anche questo signore qua era un grande venditore, ok? Lo è tuttora. Immagino li conosciate tutti. Di lui non devo dire niente, nel senso, davanti al palco quello che faceva lui era magia. Ma anche gli ultimi arrivati, la nuova generazione, ok? Questi li riconoscete? Si potrebbe fare un test per start-upper, se riconoscete. Chi riconosce questo signore? Okay. E quest'altro? Ok. Il primo è Houston di Dropbox, il secondo è Jack Dorsey di Twitter. Anche di Square, scusate. Sì. Diciamo, perché in qualche modo dovete vendere? Perché in qualche modo dovete vendere ai vostri clienti. Io non so in che cosa fate startup, ma sia che fate una piccola app che si distribuisce tramite l'Apple Store,
sia che fate qualcosa che fa enterprise software e quindi dovete fisicamente davvero andare a vendere uno dopo l'altro, in qualche modo dovete raggiungere i clienti. Il processo per cui i clienti in qualche modo usano un vostro prodotto, che poi tirino fuori dei soldi o non tirino fuori dei soldi, e stanno comprando o il prodotto o l'idea che gli avete venduto. Quindi c'è sempre una vendita, ok? La vendita è sia che loro tirino fuori dei soldi, sia che non lo facciano. La vendita è quando la vostra idea riesce ad arrivare in fondo. Quindi in qualche modo dovete sempre vendere. E se non vendete ai clienti perché davvero riuscite a fare l'app che da sola si distribuisce e arrivano fior fior di milioni di utenti sulla vostra app, comunque dovete vendere qualcosa ai vostri dipendenti. Vendere il concetto di partecipare alla vostra azienda. Ad oggi le possibilità che diventerete ricchi facendo una startup in cui siete pure da soli sono veramente pochissime. Quindi un team lo dovete avere. E se avete un team mediocre non andate da nessuna parte, dovete avere un team stellare. Per avere un team stellare dovete vendere un'idea ai vostri primi dipendenti. E poi questo un po' alla volta creerà un team che vuole partecipare a qualcosa con voi. Oppure, e siete qui anche per questo, dovete vendere la vostra startup ai vostri investitori. Okay. Vi assicuro che un investitore vede così tanta pipeline, così tanti deal, che l'attenzione che riesce a dare alla vostra startup è minima. E molto spesso è il feeling che ha con voi, il fatto che investirà o no. Mi è capitato una volta di parlare con un investitore che in qualche modo disse: Marco, ma tu l'idea trovala, io ho un buon feeling con te, voglio fare qualcosa con te. Poi che sia questa startup o che sia un'altra, chi se ne frega. Ok? Qui avevo venduto me stesso all'investitore. È sempre una vendita, ok? Partner, distribuzione, ok? Sono sicuro che da qualche parte farete qualche accordo per cui magari riuscirete a passare davanti a qualcun altro, magari qualcuno vi distribuirà. Potete decidere se farvi una rete commerciale interna o farvela esterna e essere basati su una serie di partner che vi vendono. Però prima dovete vendere ai partner il fatto che quello che avete creato è un buon prodotto. Okay. Quindi quasi tutto quello che accade nella comunicazione è vendita. Quindi vendere comunicare, comunicare e vendere. In questo momento io cosa sto facendo? Vi sto vendendo le mie idee sulla vendita. Se a fine sessione andate via e dite cazzo, scusate Francesco, quello che ha detto Marco Marli alla fine non erano proprio... Mi ha dato un parametro forse per cui anch'io, che non mi aspettavo di dover essere un venditore, adesso mi sento dentro un po' venditore, vi ho venduto un'idea sulla vendita. Andrete via con un'idea diversa da quella con cui siete entrati. E quindi, scusate la voce, ma arrivo da 2 giorni di palco e da una bronchite, quindi sono agli sgoccioli. E quindi in qualche modo qualunque cosa facciate durante la vita della vostra startup avrete relazioni con altre persone. Se avete relazioni con altre persone, comunicherete con queste persone. Se comunicherete con queste persone, succede che o voi gli vendete le vostre idee o loro vi vendono le loro. Ok? Quindi da qualche parte una vendita succede. Qual è il problema? Che tu dici, vabbè Marco, una volta che l'ho capito, sono sempre in modalità vendita, lo devo considerare una seconda natura e da qua in poi vado via sereno. Me l'hai detto, lo so, aspetta, me lo segno. Ricordati che devi vendere. Sì, aspetta, me lo segno. Il problema è che non è facile. Ok? Vendere non è facile, alcuni di voi lo possono avere nel DNA più di altri, quelli che ce l'hanno nel DNA magari viene più naturale e devono solo affinare alcune skill, chi non ce l'ha nel DNA deve prima toccare delle sue credenze interne. Non vi faccio alzare la mano perché non sareste probabilmente completamente sinceri, ma qualcuno di voi probabilmente pensa che nella vendita sotto sotto c'è qualcosa di... ok? Tutti abbiamo avuto una cattiva esperienza con un venditore, tutti abbiamo incontrato un venditore che ci stava sul cacchio, vero? O che ci ha provato a tirare una sola, o... E quindi vendere, per certi versi, tocca molto le emozioni. Perché molti venditori sono assolutamente ben pagati? Molto spesso, soprattutto in un paese come il nostro, pagati meglio di uno sviluppatore di software. Meglio di uno sviluppatore di software. Perché vendere tocca l'emozionalità molto di più di... stare davanti al computer e fare 3D art o un'altra cosa di questo tipo. E quindi molte meno persone riescono a andare per strada e prendersi in faccia una serie di no. Perché quando io vado da lui e dico ti interessa questo? No. Ti interessa questo? No. Ti interessa questo? No. La terza volta dico sai cosa c'è? Probabilmente il prodotto fa schifo, io non sono capace. Ciao, vado a fare un'altra roba. Quindi
Vendere come fa, e in questo è molto simile a fare la startup e fare l'imprenditore, è una cosa che vi farà deprimere tantissimo. Prenderete tante mazzate in mezzo alle gengive, prenderete tanti no, prenderete tante rifiuti, e per questo, se non siete assolutamente centrati, assolutamente sereni di quello che state andando a raccontare in giro, avrete tanti momenti di dubbio nel vostro prodotto, nella vostra startup e così via. Chi di voi è un fondatore singolo? Chi ha un cofondatore? Ecco, io non credo nelle chance di un fondatore singolo. Io ho avuto sempre più di un co-founder e devo dire che, nonostante mi reputi una persona molto equilibrata, che non si lascia prendere dall'emozionalità, infatti mia moglie mi dice sei troppo razionale, credo profondamente che fare una startup sia un roller coaster, ok? Un roller coaster di emozioni, che vuol dire che così nella vendita, così nell'imprenditorialità, ci sono dei momenti in cui dici vabbè, sai cosa c'è, mollo tutto, ok? Non conosco, sapete la frase, quando stai per mollare tutto sei il momento in cui sei più vicino, ok? Perché così tante startup non arrivano fino in fondo? Perché con tutte le mazzate che pigli, ma soprattutto in un paese come l'Italia, se avete appena assistito a una sessione sulla burocrazia, e vi dico, quella roba lì dovete diventare esperti. Io da dietro vi sbirciavo e vedevo qualcuno che diceva, vabbè, ma alla fine pago un commercialista, pago un avvocato e ho risolto. No, col cacchio, vi assicuro che ci siamo passati, io ci passo da 10 anni, no, 12, 13, non mi ricordo, ho fatto tutti gli errori possibili e immaginabili, mi sono affidato a tutti i consulenti possibili e immaginabili, ma finché non ho preso possesso di quelle tematiche, vi assicuro... Io sono riuscito a farmi rubare una società, ok? Cacchio, farsi rubare una società, cioè non è che ti ha rubato la macchina, ti ha rubato una società. Quando sei riuscito a farti rubare una società che aveva un potenziale di qualche milione di euro, vuol dire che di errori ne hai fatti grossi, eh? Quindi lo posso raccontare in prima battuta. Quindi di quella roba lì dovete diventare super esperti. E così, secondo me, anche della vendita. Cioè, il problema è che dovete essere un coltellino svizzero quando lanciate la vostra startup. Se siete dei coder dovete fare altre 7 cose diverse. E fare il coltellino svizzero da solo è complicatissimo. Sai, farlo con un co-founder in cui tu fai il cacciavite, tu fai il seghetto, in qualche modo ci stampelliamo l'un l'altro, due zoppi fanno quasi uno sano in questo caso. Quindi non è facile vendere, non è facile se non ce l'avete nel DNA, soprattutto per le credenze che avrete sulla vendita. Se ce l'avete nel DNA è la classica cosa che richiede 2-3 mila ore di pratica prima di diventare naturale, ok? Chi di voi ha timore a parlare davanti al pubblico? Chi di voi qua davanti sarebbe un po' in difficoltà? Okay. È un po' la stessa cosa. Prima che ti diventi naturale parlare davanti al pubblico, devi fare 1000 ore di aula. Io ho avuto la fortuna che fin da piccolo insegnavo arti marziali, quindi devo stare ore e ore davanti a sti ragazzi e raccontargli la tecnica, questo e quest'altro. Quindi ho fatto ore di aula prima di ancora iniziare a parlare davanti al pubblico. E poi ho avuto la fortuna di studiare un sacco sul tema. Ma vi assicuro che prima che ti diventi naturale è un po' come la patente. Quando prendete la patente cosa succede? Cioè, studi per la patente. Allora, all'inizio non hai la patente. A 15 anni non hai la patente e non te ne frega niente. Tu dici, sei inconsciamente incapace. Dopo un po', a 17 anni, sai che non hai la patente. E ti rosica da morire. Quindi sei ancora incapace perché non puoi ancora fare scuola guida, ma sei consciamente incapace, sei diventato consciamente incapace. A questo punto vai a studiare per la patente. E allora ti metti lì con l'istruttore a fianco. Io avevo un'istruttrice che in città andava a 120 all'ora, adesso capite poi perché come guido io non è proprio raccomandabile. E questa qua ti dice le frecce, il cambio, la frizione e quant'altro. E tu dopo un po', se non sei proprio ebete, in qualche modo cominci a destreggiarti con il cambio, la frizione, l'acceleratore e cominci a muoverti. Qual è il problema? Che se devi fare da qua a piazzare l'oreto, ok, che sono 3 svolte, perdi 20 kg. Perché perdi 20 kg? Perché ogni momento è, ok, schiaccio la frizione, va bene, ci sono, metto la marcia, ci sono, giro la freccia. E quindi è un livello di controllo che devi avere per dominare tutte le cose che dopo un po' invece ti diventeranno naturali, e quindi sei diventato capace, ma sei consciamente capace, ok? E invece la morte della tecnica, l'ultimo livello, è quello in cui diventi inconsciamente capace. Cioè, ad oggi quando vado a parlare con un cliente,
applico talmente tante di quelle cose, qualcuno me la racconterò durante la giornata, ma non ci penso neanche, ok? Adesso non sto pensando alla gestualità. Se vi dico, che ne so, pensate a qualcuno di cui avete un buon rispetto nel mondo degli internet e che è un buon venditore, ok? Ho usato due o tre cose di comunicazione, che non so se qualcuno, lo enfatizzate, quindi qualcuno l'avrà notato, ho fatto così, ok? Inconsciamente vi ho passato un messaggio, notate me, e così via. E quindi qualcuno potrebbe aver detto, no, questo qua, tra tutti quelli che conosco, non è male. Queste cose le puoi applicare a un livello razionale e a un livello inconscio, ok? La vendita non è facile perché qualunque cosa applichi a livello razionale non funziona. Ve lo dico. Quando provi a vendere, non funziona un cazzo. L'unica speranza che hai è che tu parli con sincero e spontaneo interesse e passione per quello che stai raccontando e tutte quelle che sono le soft skill che servono per veicolare la comunicazione siano fluide e naturali. Quindi se volete imparare a vendere, 2000 ore. Sapete come ho imparato a vendere io? E tra l'altro anche Marco Fontebasso ha imparato a vendere allo stesso modo, anche se non me lo racconterà mai. L'ha già detto? Ok. Con i corsi di memoria per strada. Ok. Ha fatto outing. E io ho imparato a vendere vendendo per strada. Allora, a me scocciava essere sulle spalle dei miei genitori quando ero all'università. Visto che facevo la Bocconi e costava, praticamente ti tassavano su tre generazioni prima, in qualche modo volevo guadagnare. E allora un giorno esco e l'altra cosa è non c'avevo voglia di studiare, questo proprio era nel mio DNA fin dall'elementare, questa è una delle poche cose che avevo chiare nella vita. E quindi non c'è un giorno trovo un volantino per un corso di memoria e dico, cacchio, questa è la strada per fare meno fatica durante gli studi. E quindi feci il corso di memoria. E poi scoprii che potevo andare a vendere i corsi di memoria per strada e potevo pure fare soldi. E tra l'altro, parentesi aperta, parentesi chiusa, si rimorchiava anche un casino. Perché tu andavi lì e dicevi, dammi un numero di 40 cifre a una ragazza per strada, poi glielo ripetevi a memoria il numero di 40 cifre, e ogni tanto ci scappava anche che la portavi fuori a cena. E quindi era proprio il sogno di ogni... Diciamo un numero di telefono. Questo telefono di 40 cifre? Era lo show che facevi. E quindi cosa succedeva? Che, sai, facevi due soldi, stavi in giro per strada con qualche amico, ti divertivi, e c'avevi tutti i benefici del mondo. E quindi... ho fatto centinaia di ore di vendita ancora prima di sapere che la vendita mi sarebbe tornata utile nelle mie startup. Ad oggi le aziende del mio gruppo fanno scarsi 5 milioni di euro e fino a poco tempo fa ero l'unico venditore su 50 persone. Okay. Quindi è vero che non vendo 5 milioni di euro ogni anno, però di roba ne ho venduta abbastanza. Mi sono fatto le mie ore e la mia strada. Quindi non è facile. E se proprio non ve lo sentite nel DNA e non avete il tempo per fare queste migliaia di ore di apprendimento, il mio consiglio è get a co-founder, cioè trovatevi qualcuno che lo possa fare insieme a voi. L'equilibrio con un cofondatore è una cosa che probabilmente avrete già visto in qualche altro intervento, però portandovi la mia esperienza ve lo consiglio tutta la vita. Anzi, magari certe volte anche tre potrebbe essere soprattutto se è la prima o la seconda startup, ok? Non siate egoisti sul numero, sulla percentuale delle quote. È meglio avere un pochino di una torta gigantesca che rimango da solo, ma la torta sarà inevitabilmente più piccola. E quindi se non ce l'avete nel DNA e non ci avete l'occasione di fare 1000 ore di test di vendita sul campo, trovatevi qualcuno con cui farlo, perché alla fine two is magic one, ok? Come diceva una famosa pubblicità. Spesso in due si arriva dove da soli non si arriverebbe, quindi non è che non dovete farlo per forza, potete anche trovare qualcuno con cui farlo. Se decidete di farlo però, se decidete di passare al lato scuro e in qualche modo diventare per una parte della vostra vita dei venditori, mettetevi in testa due o tre cose. La prima, che è una maratona, non è uno sprint, ok? Adesso io lavoro nel mondo automotive, e quindi è ovvio che ho alcuni clienti che sono entità gigantesche. Fiat ci ho messo a prenderlo 2 anni e mezzo. Quando un cliente mi hanno detto no 5 volte, quando un cliente mi dice no, non è no, è non ancora. Ok? Cioè la stessa persona che 2 anni fa mi ha detto qualcosa del tipo no, noi facciamo lead generation, che non è un gruppo di poeti degli anni 80 americani, della B-Generation, vuol dire generare contatti commerciali tramite internet.
Quindi facciamo le richieste di preventivo per il mondo automotive. Quindi se vuoi comprare una BMW serie 3, vieni sul mio portale, compili e io lo vendo a BMW. Quindi la stessa persona che all'inizio, 2 anni fa o qualcosa del genere, mi ha detto: no, guardi Marlia, i vostri lead non ci interessano, i nostri Fiat, fiducia, Fiat, chi vuole una Fiat va a comprare una Fiat, la ringrazio ma non ci interessa. 3 mesi fa con il suo capo mi fa, davanti al suo capo, parlando al suo capo, fa: e in effetti Marco, io prenderei tutta l'offerta di Marco perché i loro lead chiudono meglio dei nostri. Ok? Quindi stesso prodotto, stesse persone, lei che dice al suo capo, che è un dirigente di Fiat, dirigente alto di Fiat, ci guardano, in effetti loro funzionano meglio di noi, quindi compriamo. Okay? Questo non è tanto il fatto che io sono un buon venditore, è che se siete persistenti ed il prodotto è buono, prima o poi riuscite a farlo capire. Se avete domande, alzate la mano. Io sono libero di ignorarvi, però tendenzialmente ve le faccio fare. Quanto glielo vendevi 2 anni e mezzo fa? Uguale. E a quanto sarà comprato? Uguale. Non sono sceso di un euro. Ti ha richiamato lui? Il prezzo è quello giusto. Chiedere un appuntamento. Sono io che sono arrivato a 3 fonti diverse. Allora, devi solo trovare la strada giusta. Quindi la prima volta sono andato lì e ho detto: vuoi provare? Anzi, non era neanche lei la prima volta. La prima volta sono andato da un altro e ho detto: vuoi provare? Ha provato, ma non era quello giusto. La seconda volta sono andato, non era il decisore giusto, perché vi assicuro che capire un organigramma in Fiat è un salto pindarico, ok? La seconda volta sono arrivato a quello giusto, però è cambiato. La terza volta sono arrivato a quella giusta, hanno provato, ma scemo io, pur di provare velocemente, non ho controllato che il processo con cui gestissero i lead fossero buoni, e quindi hanno provato e in effetti non ha funzionato. Cioè lei non è che mi ha detto: guarda Marlia, non li vogliamo perché ce l'aveva con me, perché io ero stronzo, perché il prodotto non era buono. Perché io, nella fretta e furia di chiudere il cliente, ho fatto un errore che mi è costato un quarto di milione di euro e non ho curato il processo con cui avrebbero gestito il mio prodotto. Non ho curato il processo di adozione del prodotto. E quindi, pam, preso nel muso. Poi sono tornato da un altro che non era quello giusto, però a cui ho fatto avere il risultato, quindi, che ne so, il responsabile dei Fiat Mirafiori Village di proprietà e così via, e lì gli ho fatto ottenere un risultato. Loro sono andati a dirlo indietro a quella, quindi sono ritornato da quelli giusti, gli ho fatto fare una prova, ho curato il processo, ha funzionato, e quindi ho detto: ok, compriamo. Quindi, cioè, è una vendita? No, non lo so, è una telenovela questa qua, ci si possono fare delle puntate e probabilmente poi la puoi mandare su Canale 5, è una maratona, soprattutto se state lavorando su deal che non sono da 1,99€. Okay. O comunque, diciamo che se non è una maratona il singolo cliente, è una maratona a capire come comunicare con una miriade di clienti. È sempre un lavoro di efficienza, è sempre un lavoro di fatica, sudore e lacrime. Quindi se volete intraprendere questo filone, entrate in quest'ottica. Ma soprattutto, se lo farete, probabilmente la vostra vita in qualche modo cambierà. Questa diventerà la vostra seconda casa. E questa diventerà la terza. Okay. È una metropolitana. Ok. Sì. Il tema qual è? Vi dico una mia giornata di quelle mediamente intense. Io vivo a Torino, non perché sono torinese, si capisce dalla parlata, ma perché ho messo incinta mia moglie a Torino e quindi sono rimasto incastrato. Sto facendo il secondo, quindi le possibilità di spostarsi da Torino. È registrato, ma per sua stessa missione mi ha incastrato. Quindi le possibilità di spostarsi sono pressoché nulle. Diciamo che nei giorni che va bene faccio 130 km per Milano, andate e ritorno in giornata, nei giorni che va bene. Il giorno che va male, ve ne faccio uno, mi sveglio alle 5:30, prendo il volo delle 6:30 per Roma, Blue Express, salva chi viene da Torino, giusti, può confermare. Arrivo a Roma, affitto una macchina, statisticamente vado in Renault che sta dall'altra parte di Roma, quindi faccio tutto il grande raccolto annuale. Statisticamente il prossimo cliente è Toyota, che è vicino a Fiumicino. Quindi vado da una parte di Roma, torno dall'altra parte di Roma, poi non vuoi fare un cliente in centro, che ne so, un centro media, quindi vado in centro, vado a Termini, mollo la macchina in una stazione in un centro di noleggio diverso, litigo col tizio del centro di noleggio perché in qualche modo devi litigare col tizio del centro di noleggio, prendo il treno e vado a Firenze. Vado a fare un appuntamento in Findomestica a Firenze,
quindi taxi andata e ritorno, riprendo il treno, vado a Bologna o Milano, faccio un altro appuntamento a Bologna o Milano, prendo il treno, ritorno a Torino che sono le 11 o mezzanotte di sera se va bene. Quindi farete i chilometri. Perché farete i chilometri? Non perché è divertente fare i chilometri, giuro, è divertente le prime tre volte, poi ti passa la voglia, ma perché siete una startup, non avete una rete di vendita, non avete 150 agenti sul territorio. Se non avete 150 agenti sul territorio, vuol dire che voi dovete massimizzare il vostro tempo. Massimizzare il vostro tempo vuol dire che in una giornata dovete fare più appuntamenti e più clienti possibili. Ok? Ci sono due modi per farlo. I chilometri e il telefono. Adesso parliamo dei chilometri, tra 5 minuti parleremo del telefono. Ok? Sono gli unici due modi con cui potete prendere il vostro tempo e massimizzare il numero di deal a cui riuscite a stare dietro. Quindi preparatevi che se dovete chiudere deal, farete i chilometri. Ok? La vostra vita dipenderà dal fatto che vi rinnovano la freccia oro del club, il club Freccia Rossa, perché vi assicuro che aspettare in stazione, se non hai la tessera gold con cui entrare lì, hai internet, puoi bere, fare la bling bling in un posto decente, è una vita del cacchio, perché un'ora in stazione a Termini non è la cosa più piacevole e più produttiva del mondo. Quindi in qualche modo è un lavoro full time, ok? Se è un lavoro full time, tu dici, vuh, vede che c'è un problema, perché io devo fare il venditore full time, ma devo fare anche l'imprenditore, devo fare probabilmente anche il coder, o il designer, o il marketing manager, o qualcos'altro. E allora tu dici, come fai a fare due lavori full time? La risposta è semplice. In gergo tecnico, ti fai il culo, ok? In gergo meno tecnico, fai 80 ore a settimana. Se volete fare 35 ore, andate a fare un altro mestiere. Se non fate 80 ore a settimana adesso, ci avete un problema. Vuol dire che o non vi interessa abbastanza. Se non fate 80 ore adesso, mollerete. Qualcuno di voi ha figli? Ok, avete un problema. Io ne ho uno e mezzo e ho un problema. Ok? La mia giornata... No, chi non ha figli non può capire. Ok? Quando hai figli la vita ti cambia. Quando hai figli fare 80 ore è un casino. Quindi io ad oggi esco molto presto, o molto presto, o dopo che l'ho portato all'asilo, ok? Torno in tempo per la cena, si addormenta mio figlio, si addormenta mia moglie, faccio altre tre ore di lavoro, ok? E per fortuna ho 55 persone nelle mie aziende, quindi non devo farne più 80, probabilmente con 60-70 ore ancora riesco a stare in qualche modo a pari. Hai anche una moglie che lo accetta. Ho anche una moglie che lo accetta, però devi negoziare subito, okay? Piuttosto datevi una data di scadenza, piuttosto vi dite, amore, no, non puoi avere un amante. La più grande serenità di mia moglie è che io non ho il tempo fisico di tradirla. O mia moglie ha un amante. Per questo le sto regalando il cane, tre gatti. L'ho messa incinta di nuovo così, per un po' stare. No, davvero, piuttosto vi date una data di scadenza. Dice, amore, se non ho raggiunto entro 3 anni questi risultati, torno a fare il dipendente. Però entro 3 anni pigliala come una tassa, ma una tassa è e farò così. Se non fate 80 ore, ci sono 7 problemi diversi. Allora, innanzitutto, una persona che fa 80 ore, secondo voi, è, rispetto a 100, che è una persona che fa 40 ore, quanto è produttiva? Quanto produce? 120, 150, 180, 200, 250? Una volta e mezzo? Ok. Chi pensa 150 più o meno? Chi pensa 200? Chi pensa 250? Ah, secondo me 300. Quando vivi tutto il giorno la tua azienda, sei 4 persone contemporaneamente. Se reggi il ritmo e lo stress, domini con tutto quanto. Ok? Sei in ogni posto, in ogni luogo della tua azienda contemporaneamente. Beh, indubbiamente quantità non vuol dire qualità. No. Certo, puoi fare 80 ore e farle male? Sì, però lì tanto fallite, chiudete e avete risolto. Quindi, okay. Bisogna saper gestire bene il tempo. Però la mia idea è che non ho... Cioè, Tim Ferriss, io l'ho letto. Chi ha letto Tim Ferriss? 4-Hour Work Week. Ok? Fighissimo, ok? Allora, io l'ho anche incontrato, Tim Ferriss. Hai anche il tempo di leggere. Sì, no, aspetta, adesso dico quanto leggo io. Adesso dico quanto leggo io e poi svieni. Io l'ho incontrato Tim Ferriss 2 o 3 volte a un po' di eventi, alle web, a The Next Web e così via. E ci ho parlato.
E il libro è fighissimo come idea. Ma quando sei arrivato lì? Ti assicuro che prima che arrivasse lì, sei fatto 100 ore a settimana di paiolo, ok? Quindi è fatica e poi mungi, non è cominci mungendo, per me, poi questo è il mio modo. Se riuscite a fare una startup che vale decine di milioni a 10 ore a settimana, vi prego, chiamatemi, venite a fare voi una coaching a me, vi pago profondamente. Quindi, secondo me, la soluzione è, se sei one man band o se devi acquisire delle skill che vanno fuori dalla tua zona di comfort, dalla tua zona di comfort, per me è questa roba qua. Voi siete questi? Non vale commentare sulle mie doti di disegno. Questo è quello che sapete far bene, ok? Qua c'è scrivere codice, fare la grafica, così via. Se vendere qui, ok? Quello che dovete fare è espandere la vostra identità finché vendere non diventi parte... Cioè, finché non direte io sono un venditore con totale convinzione, non riuscirete mai a vendere decentemente. Quindi, se oltre a fare una startup dovete anche acquisire robe in giro, secondo me a 40 ore a settimana non ce la fate. Però, godrei ad essere smentito. E in più, come diceva, quantità non è qualità, quindi devi essere anche preciso, veloce e eseguire... Scusate, in maniera eccelsa. Se chiedessi a qualcuno un po' d'acqua? Ok, no, ce l'ho. Se qualcuno vuole preparare una domanda, potrebbe essere un buon momento. Domande? No. Prego. Hai un WIP, cioè un limite a quante cose stai facendo nello stesso momento? Ho una priorità e un'energia. Questo è il mio modo di regolarmi. Allora, il più grande errore è pensare di fare solo 80 ore e metterci dentro qualunque cazzata. Io una cosa che ho imparato dopo tanti anni, ci ho messo 8 anni a imparare, è che non basta fare tante ore in qualunque direzione. Devi fare tante ore, ma tutte a valore aggiunto. Cioè, prima stavo dietro ad opportunità. Io ho fatto tante startup, un po' perché ero eclettico, ok? Un po' perché avevo la sindrome da criceto sotto anfetamine, ok? Quindi qualunque cosa andavo, ok? Era un po' impresa diretta. Il che non vuol dire che tutte le opportunità erano buone. Una delle cose che ho imparato di più è a seguire solo le cose che hanno un vero impatto. Un sacco di cose meritano di essere seguite, ma non tutte hanno un impatto devastante su quello che stai facendo. Visto che tu sei uno, finché sei tu, devi seguire quelle che, se fai una startup, devi seguire quelle che possono portare centinaia di migliaia di euro. Chiudere i clienti a 1000 euro alla volta non è scalabile. Il concetto di scalabilità sarà uscito durante queste giornate, immagino. Ed è inutile fare 80 ore di roba non scalabile. Quella è una cazzata vera. Ok, domanda. Quindi fai startup, cosa stai facendo? Io non ho mai avuto una busta paga in vita mia. Quindi ho fatto sempre imprenditore. No, prima ancora, durante l'università avevo con un socio una società che faceva... Allora, in verità, durante l'università insegnavo in università, poi sono andato un periodo brevissimo a lavorare in Merrill Lynch, perché volevo fare il trader, però era il 2000, cioè era il 99. Quello... Eh? Qui sono arrivato e... Pah! Il mercato azionario... Allora, visto che io volevo fare professore universitario, il trader di borsa e l'imprenditore... Però ho capito che forse tutti e tre assieme era un po' complicato, ho detto, vai, sta roba l'imprenditore alla fine mi piace. Ho avuto una brutta esperienza con alcuni capi, quindi ho detto, no, non voglio mai avere più capi in vita mia, voglio essere artefice del mio destino. E quindi al secondo anno di università avevo una società che faceva siti web, al terzo anno di università incassavo più soldi di quanti costavo, ero break even, cioè nella mia vita compresa le tasse universitarie e così via. E da allora non sono più tornato... Ecco, una volta che inizi non torni più indietro, molto difficile. O se torni indietro con un magone addosso, pazzesco. Era una domanda o... Quanto contano secondo te gli studi di sociologia in quello che è il tuo... Allora, io ho studiato economia dei mercati finanziari. Quello che ho studiato durante l'università è irrilevante rispetto a tutto quello che ho studiato nel resto della mia vita. Ok? Io credo tanto che
Chi sa cos'è il personal MBA? Mai sentito? Andatevi a vedere il sito. C'è un sito in cui in pratica la filosofia dice: tu puoi o prenderti un anno di vita e andarti a fare un MBA, o studiare le cose che ci stanno in un MBA nel tuo privato. Io credo tanto in quella filosofia. Diciamolo anche sarebbe dopo. Io leggo, Giusti lo sa, mi prende in giro per questo. C'è stato un momento in cui mi pare Fontebasso disse: se c'è una startup e Marnia non la conosce, allora non è vero, non esiste. Okay. Io leggo 100-120 articoli al giorno, di solito la mattina prima che tre quarti di voi sia operativo. E, no, non bevo caffè, perché già sono così senza caffè. Pensa se bevevo il caffè come cacchio io fuori. E leggo un libro a settimana quando va male. Quindi io studio una tonnellata. Faccio 10 corsi l'anno, che sono tanti, Faccio 10 corsi l'anno, subisco 10 corsi l'anno, principalmente cose soft, quindi psicologia, usability, PNL, tutta questa roba qua. E quindi credo che l'università mi abbia dato un substrato, ma che la formazione me la sono fatta da solo. Quanti okay. libri hai sul tablet, Sam? Centinaia. Ma non perché riesco a leggerne centinaia. Allora, i libri servono per due cose. Uno, serve sapere che ce l'hai lì, perché quando ti serve ce l'hai lì. E due, devi... Se butti dentro roba buona, esce roba buona. Se no è garbage in, garbage out, come dicono in America. Cioè, se butti dentro immondizia, se guardi... se mia moglie non guardasse la televisione, io non guarderei la televisione. La guardo come momento sociale con mia moglie. Se no, allora, a me va bene che fare 80 ore non sia il meglio della vita, però se in quelle differenze tra 60 e 80 guardi il Grande Fratello o 90esimo minuto, ecco qua farò incazzare un sacco di gente. Io non guardo il calcio. Per me perdere tempo a guardare 23 miliardari, perché pure l'arbitro non è che è povero, che corrono dietro una cazzo di palla, non mi fa fare niente sulla mia startup. La mia domanda era più riferita forse a: qual è la keyword che tu scegli quando sei davanti a una persona della serie? Estetica, interazione sociale, cioè come approccio le persone? O come ti sviluppi la conversazione? Cioè, nel senso, resisti che okay. E dalla prossima slide in poi. Prima di procedere, tornando un attimo sull'ottimizzazione del tempo. Sì. Come gestisci le cose urgenti? Come dividi le cose urgenti da quelle importanti? Con i quattro quadranti. La faccio in 30 secondi, se ve la cercate su internet in qualche modo ve la trovate. Urgente e importante, urgente e non importante. Importante... Non importante. Vabbè, avete capito il concetto. Allora, le non urgenti, non importanti, non le devi fare. Ma sono variabili che dipendono da te, ma a volte possono dipendere anche dalle pressioni di altri. Quelle sono urgenti. Ok, questa è l'urgenza. L'urgenza è quella che l'importanza la attribuisci tu. L'urgenza di solito ti arriva dall'esterno. Allora, innanzitutto, l'urgenza di solito è molto meno urgente di quello che è. Ok? Dico una cosa impopolare. Pagare l'IVA è urgente? No. Se salti l'IVA paghi un tasso di interesse che non mi ricordo, ma chi se ne frega, ok? Se hai due cose, e una è importantissima e l'altra è pagare l'IVA, il culo lo pago un giorno dopo, ok? La seconda cosa, è il trucco è fare le cose non urgenti e importanti, e quelli le devi compartimentare. Cioè devi avere un tempo durante che ti devi barrare, perché sennò non governi tu, governa qualcun altro la tua agenda. Quello lì deve essere intoccabile. Gli sviluppatori lo chiamano pomodoro, come mi pare. Deve essere un tempo in cui nessuno ti rompe le scatole e fai le cose che sono importanti ma non urgenti, perché sennò vai dietro l'urgenza e non fai mai nulla di strategico. Ok? Non è facile, raccontato così sembra una cosa facilissima. Non è facile. Come un'altra cosa è dividere le cose per classi. Allora, classe 1 è quello che è buono per me, buono per gli altri e buono a livello complessivo. Marco, aiutami, classe 2 è quello che
non è buono per me. Comunque la seconda, non mi ricordo tra la seconda e la terza. Sono teorie che si leggono da qualche parte. Sì, ne trovi da qualche parte. No, se vuoi... Le classi delle esperienze Robbins. I quadranti del genere importante Covey. Okay. Stephen Covey, sette pilastri, bla bla. Grazie. Comunque, vi leggete i due libri di Robbins, ci stanno un sacco di queste robe qua. Quindi il concetto è devi avere molta lucidità nel prendere quello che arriva nella tua giornata e metterlo lì. Da quando utilizzo un processo strutturato per farlo, che dopo vedete, io uso una sorta di GTD fatto alla Marlia, chissà cos'è il GTD? Okay. Getting Things Done, è una metodologia di produttività per cui hai un box in cui ti entrano tutte le robe, un box concettuale in cui ti entrano tutto, le cose le smisti, se sono meno di 3 minuti le fai subito, se sono di più le metti in agenda, bla 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 bla. Fare quella cosa lì mi porta a avere più lucidità quando decido se quella roba è importante o no. Cioè il fatto di doverla scrivere è utile a capire quella cosa che priorità ha nella vita. Okay? Comunque, torniamo un attimo a noi. Come si fa a essere un buon venditore? Oops. Be likable, ok? La gente compra da gente con cui ha piacere avere a che fare. Non ci sono altre cose. Nessuno, a meno che non sia un acquisto di quelli captive che non puoi non fare, compra da uno che gli sta antipatico. La gente è disposta a pagare di più se siete simpatici piuttosto che andare a comprare da quello lì che mi sta qua, ok? Quindi dovete essere piacevoli. Il fatto di essere piacevole è totalmente sotto il vostro controllo. Non è una roba casuale. Chi di voi pensa che il feeling scatti o non scatti non ha capito della relazione delle persone, ok? Io, se volete, a fine dell'intervento posso passare come uno stronzo, a fine intervento posso passare come uno simpaticissimo, è totalmente sotto il mio controllo. Adesso decido, nei prossimi 5 minuti, se volete, vi sto antipatico a tutti, nei 5 minuti dopo sto simpatico a tutti. E lo decido io. Okay. E con una persona è ancora più facile, con una singola persona, se hai l'acutezza sensoriale di capire che cosa per lui è importante, è ancora più semplice. E se non lo sapete fare, è colpa vostra. Okay? Quindi se qualcuno non compra da voi perché non gli piacete abbastanza, è colpa vostra. Chi guarda How I Met Your Mother? È un pozzo di citazioni questa presentazione. Suit up vuol dire vestitevi bene. Adesso, giusto perché ci sono 80 gradi, però doveva essere tecnicamente la giacca lì. Volete vedere come sto antipatico a tutti? Metà di voi sono vestiti in maniera non adeguata a parlare con un investitore in queste stanze. Ok? E non so perché avete giocato male così male le vostre carte. Non c'è nessun motivo. Non è cool andare in giro con la felpa, è cool quando sei Mark Zuckerberg. Qualcuno di voi ha $1 trilione in banca? No. Ok, lui può allora. E dopo parliamo di investimenti in una mia startup. Però a parte quello, l'abito fa il monaco. Ok. Tutta la vita. Ok. Ho incontrato 30 VC. Ordini di grandezza. Adesso è cool che loro si vestano un po' sportivi, eh? Casual. Perché? Perché cazzo non riuscite a vestirvi decenti e quindi svergognate rispetto a loro? E quindi pur di non creare troppa distanza tra voi e loro, sono loro che si vestono diversi. Vergognatevi. Ok? Gli state andando a chiedere centinaia di migliaia di euro, milioni di euro. E non avete la cura di mettervi una giacca e una cravatta? Ok? Ma porca di quella miseria. Se andate in giro vestiti come quello che chiede le monetine davanti alla stazione per fare il biglietto, da Porta Susa c'è sempre uno che devo fare il biglietto, sono finito senza soldi. Ho detto, figlio mio, ci vediamo da tutti i giorni da 3 mesi. Dovete andare? Spiegami sto biglietto, quanti soldi ti sei? Dove devi andare? In Cina! Ok, però se vi vestite come uno che chiede monetine, non vi turbate se non vi danno centinaia di migliaia di euro.
Cioè io adesso, non lo so, immedesimatevi, se io vi vengo a chiedere centinaia e migliaia di euro, un po', e sapete che una volta che me li avete dati sono andati, eh? Adesso ve lo dico, un VC ha zero possibilità di rientrare sui soldi una volta che vi avete dati. O la società va, o se la società non va i soldi sono persi. Non esiste la storia liquido gli asset, soprattutto in Italia, figuri liquido gli asset e riesco a rientrare nell'investimento, lasciamo stare. Ok, non ci sono patent in Italia che posso scambiare per soldi e così via. Quindi, voi andate a qualcuno e chiedete centinaia di migliaia di euro, questo un pochino, un po' di fiducia ce la deve avere in voi, è un pochino turbato, sarà ad incontrarvi. Cazzo, almeno mettetelo a suo agio vestendovi come lui naturalmente si veste. Come lui naturalmente. Siete voi che corteggiate lui, eh? Anche se qua sembra che sia un po' invertita la tendenza, i VC corteggiano le startup, col cacchio, i soldi ce l'ha lui, chi c'ha i soldi c'ha sempre la coltello alla parte del manico, qualunque altra cosa che pensate è falsa. Studiate un casino. Un casino. Se vuoi vendere devi studiare un casino. Uno, perché devi conoscere a memoria il tuo prodotto, il prodotto dei tuoi concorrenti, tutte le alternative, i prodotti alternativi, le tecnologie sotto e così via. Perché? Perché non puoi vendere se quello che è davanti a te ne sa più di te. Quindi devi saperne più di tutti gli altri. Come devi essere elegante più dell'elegante dei tuoi clienti, devi essere esperto più dell'esperto dei tuoi clienti. E quando cominci a girare tanti clienti, uno che ha due così lo trovi. E quindi devi averne più di lui. Ok? Perché vi assicuro che quando arriva uno... Allora, io non scrivo righe di codice. Forse... No, qualcuno ne ha scritta, ma ne ho scritte veramente poche. Però diciamo, non sviluppo software da anni. Però vi assicuro che con tre quarti di quelli di voi che sviluppano software, possiamo parlare dei vantaggi del caching di Memcache rispetto a un'altra modalità, e se non vi dicevo che non sviluppavo software per 2 ore, stavamo lì e pensavate di parlare con uno sviluppatore. Ma non perché ce l'ho nel DNA, vi assicuro che cioè, io il software non sviluppo software proprio perché non siamo nella stessa direzione. Ma perché se voglio fare questo business, se voglio fare il giardiniere, devo studiare le piante. E devo saperne di piante più di qualunque altro cliente mi chiamerà per fare il giardiniere. Ok? Se fate una startup che parla di tecnologia e non sapete a memoria le risoluzioni dei mobile o i framework di JavaScript per fare, non lo so, tutte quelle cose che vi toccano, e allora c'avete un problema. Ok? Cioè non... Il fatto che fare startup sembri facile, divertente, cool, cioè il self-employment non è il new unemployment, eh? Questo qui è un falso mito. Cioè non è che fare l'imprenditore non è il nuovo disoccupato, dice chiunque arriva si improvvisa e fa l'imprenditore. Fare l'imprenditore è la roba più difficile del mondo, ok? Certe volte è così difficile che probabilmente non vale la pena, perché in questa stanza quelli che faranno un exit da milioni sarete in 2 o 3, statistica, ok? Quindi la maggior parte di voi si farà un culo così e... Ok? Quindi io studio un casino. Come faccio a studiare se faccio 80 ore di lavoro? Ottimizzo i tempi morti. Chi mi vede in metropolitana, io in metropolitana ho un cellulare con Twitter di qua che mi vedo gli articoli, il Kindle che ho preso quello più sfigato perché è l'unico che si può fare con una mano sola, ok? Perché ha il bottone di fianco, con cui magari leggo un libro... È vero, ascolto la musica, ma io qua ho anche gli audiolibri. Quindi con il mio auricolare, che è lo stesso che va nel telefono, io qua mi sto ascoltando Viral Loop, che è un libro bellissimo sulla viralità. Okay? Quindi utilizzo tutti i tempi morti possibili e immaginabili. Politically incorrect. Ma quando sei sul water devi studiare, cioè nel senso, quello è un tempo morto. Okay? Qualunque cosa che puoi disaccoppiare rispetto all'input del cervello è un momento di studio. Non studiate solo le vostre cose, ma studiate anche soft skill. Okay? Le mie capacità di vendita sono aumentate drammaticamente quando ho cominciato a studiare PNL. Okay? Chi sa cos'è la PNL? Meno male. Chi non sa cos'è la PNL? Programmazione neurolinguistica è la scienza che studia come la comunicazione umana influenza la controparte. Ok? No, body language è una cosa, body language, PNL nella comunicazione in 360 gradi. Allora, body language è un pezzo. Chi ha visto The Mentalist? Ok. L'ipnosi è molto contigua alla PNL. Ok. Se io qua avessi deciso di parlare in un modo, in uno specifico modo per 5 minuti, voi sareste stati in un blando stato di ipnosi. Ok.
Okay, l'ipnosi non è quella così, eh. L'ipnosi è quando la gente fa. Okay. L'ipnosi è fissa davanti alla TV. Okay. Quindi se siete tutti zitti per 30 secondi, respirate con lo stesso ritmo e così via, probabilmente siete in un blando stato di ipnosi. Okay. Quindi The Mentalist è quel mondo lì. Lie to Me invece, per chi l'ha visto, invece è più sul riconoscimento delle microespressioni corporali. Però quelle cose lì sono quelle che vi fanno la differenza quando andate a vendere. Quindi sapere che il suo canale principale è il visivo, invece il suo è l'auditivo, vuol dire che a lei dico, guarda questo prodotto quanto è figo, e lui gli dico, senti come questo prodotto funziona bene? Ok? E questa cosa qui non è uguale qualunque cosa gli dite. Ok? Cioè se io e voi vendiamo lo stesso prodotto, lo conosciamo, diciamo il vostro prodotto, ma io lo conosco abbastanza bene, il fatto che io so fare queste cose mi porta in vantaggio rispetto a voi se non le sapete fare. Se le sapete fare, chapeau. Ok? Quindi le soft skill valgono quasi quanto la conoscenza di quello che andate a vendere. Ok? Quindi studiate PNL, andatevi a fare un corso di PNL, studiatevi tecniche di vendita, parlare in pubblico, tutto quello che vi serve. Se volete sapere poi come studiarlo, alzate la mano e me lo dite. Chi parlava prima di priorità? Andate per i pesci grossi. Ok? Se dovete farla, cioè, progettate dal contrario. Se per far stare in piedi la startup dovete portare 3 milioni di euro di fatturato, finché non portate 3 milioni di euro di fatturato, non riuscite a fare il round A di financing, quindi non riuscite a assumere 7 sales, la rete vendita e quant'altro. Dovete portarli da soli. E sapete che ci avete 20 ore a settimana e dovete farlo entro 6 mesi, è inutile andare dietro a deal da 2.000 euro. Ci arriverete mai, ok? Quindi fate un po' di ragionamenti e dici, devo trovare un moltiplicatore, devo trovare un pesce grosso, ok? Trovare pesce grossi non vuol dire necessariamente prendere il cliente più grande nell'arena. Certe volte ci sono dei moltiplicatori. Ci vuole della creatività. Con la creatività un signore come questo riesce a vendere una roba come questa, ok? Chi se si ricorda la scenetta. Quindi devi essere in grado di trovare quella vendita che ti sblocca. Magari andate da quella società lì che non è il tuo acquirente, ma vende una roba a tutti gli altri clienti e lei gli fa gioco vendere quella roba lì in più perché li fidelizza. E quindi quella società lì ti vende 1 milione di euro in un colpo solo. Vi avevo parlato che c'era un altro fattore di moltiplicazione oltre a fare i chilometri, è il telefono. Ok? Vi faccio vedere un video. Aspetta, non mi ricordo se l'ho promesso. BDB Body BB. Attenzione. No, fate domande se volete. Leggi altro oltre, perché io sono stato accusato in passato di essere un monocolo, che parlavo, studiavo, facevo solo quelle cose lì. Adesso ci vuole anche un po' di cultura. Fantasy, qualcosa di qualche thriller, un pochino anche di roba diversa, sì. Non vi faccio vedere un video, vi faccio vedere dopo. Chi ha visto un chilometro da Wall Street? Chi ha visto un chilometro da Wall Street? Ok. Guardatevi un chilometro, allora guardate, compiti a casa, vi guardate un chilometro da Wall Street, vi guardate Americani, se volete divertirvi, e vi guardate Alla ricerca della felicità, ok? E in tutte e tre vi guardate L'utilizzo del telefono. Chi poi vuole venirli a vedere i video, a fine presentazione venite e li guardate. La capacità di utilizzare il telefono è chiave, è fottutamente chiave. Due o tre cose dovete fare. Uno, saper saltare i filtri, fare le chiamate al freddo e arrivare a una persona a cui non riuscireste ad arrivare. Io sono famoso su questo, io sono famoso per fare ingegneria sociale e infiltrarmi in posti in cui non sarebbe previsto che entrassi. Io lavoro in una startup automotive, ero a Las Vegas a febbraio a una conferenza sull'automotive, c'era a parlare Marchionne, questo non c'entra col telefono ma con l'infiltrazione sociale in generale, c'era a parlare Marchionne con 6 Cherokee di guardie del corpo, Marchionne scende dal palco, io prendo, mi infilo dietro al palco, copro il badge, prendo il telefono, faccio finta di essere uno da, vado lì e conosco Marchionne, ok?
Questo l'ho fatto N volte, ok? Vi assicuro non mi hanno mai sbattuto in cella finora. Quindi osate di più di quello che vi viene in mente di osare. La stessa cosa l'ho fatto alle web, l'ho solo salutato per caso, non sono riuscito a fare di più, con il CEO di Nissan Renault, il francese, lui c'era, quindi se lo ricorda. Quindi queste cose le faccio su larga scala. Io sono uno che prende, chiama il responsabile del CRM di Fiat a freddo, ok? E fa qualunque cosa pur di arrivare a quella chiamata lì. E fa amicizia con la segretaria così tanto che alla fine glielo passa. Se volete vedere una roba del genere, Wall Street, il primo, quello in cui Buddy Fox chiama Gordon Gekko, Gordon Gekko che fa? Il ragazzo. Chi non ha visto Wall Street? Fuori. Meno. E il ragazzo mi chiama 28 giorni di fila, vuole speculare. Ok. Chi l'ha visto capisce. Imparate a fare le presentazioni. Ok. Ogni stile di presentazione ha un output. La presentazione la devo lasciare, dove va, chi va, gira, non gira, serve mettere gli handout, è meglio un documento Word, è meglio una PowerPoint, è meglio una roba così ispirazionale, evocativa, è meglio una roba strutturata. Dovete imparare a fare presentazioni. Le presentazioni sono la scusa con cui state facendo una vendita. È il contesto sociale in cui fate la vendita. Ok? O è una telefonata o è una presentazione. Ma soprattutto, la cosa più importante di tutti è il follow-up. Il 90% di voi non riuscirà a vendere perché non date seguito. Ok? Quando incontrate un investitore, date fottutamente seguito. Dare seguito vuol dire gli iscrivi, poi con calma lo chiami, poi... Il che non vuol dire fare il stalking, ok? Devi dare seguito come per i maschietti, come se vorresti rimorchiare una donna. Quindi non è che devi proprio sembrare... Però devi, quando fai una quando mandi una mail, mettici una bella domanda sotto a cui sai che lui è interessato a rispondere, così aumenti le possibilità di risposta, ok? Impara come ottenere una risposta dalla controparte. Mantieni il dialogo e vai avanti. La maggior parte delle vendite non si conchiudono perché mollate prima. Ricordatevi la storia di Fiat. Ok? Se il vostro prodotto non fa tremendamente schifo, e se voi non fate tremendamente schifo, in entrambi i casi avete un problema serio, ma non è in questa sessione che ne parliamo, la vendita non la chiudete perché non siete abbastanza persistenti. Certe volte mi è capitato di sbagliare il prezzo di 3 ordini di grandezza, ma essere abbastanza persistente e trovare un equilibrio a distanza di n tempo su un prezzo che era ragionevole. Ok? Quanto vuoi? 100? Vaffanculo, vale 30 e così via. Poi lo riscrivi, guarda, abbiamo ristrutturato la parte A, abbiamo tolto questo, questo e questo, lo ringegnerizziamo in questo modo con un framework open source, 40. No, va bene, allora parliamone. Ok, una roba su cui avevi totalmente perso contatto col cliente, avevi sparato un prezzo che era il triplo di quello che stava in piedi. Ok, follow up, follow up, follow up. Se non riuscite a fare follow up, mettetevi nel GTD. Se non sapete cos'è il GTD, andate online, vi studiate GTD e poi mi fate sapere. Evernote, OmniFocus, trovate un tool con cui vi funzionate bene. Se iniziate a fare una startup, il vostro cervello non reggerà. L'unico modo per far reggere il vostro cervello è delegare a qualcosa di esterno che abbia più capacità di memoria del vostro cervello. Cominciate subito, perché farlo in corsa come l'ho fatto io è un dramma. Se cominciate subito e mettete tutto quanto in uno strumento terzo, funziona meglio. Ma soprattutto, come diceva qualcuno, noi abbiamo un piano strategico che si chiama fare le cose. Ok? E in qualche modo non rimanete ore davanti al computer pensando come faccio questa chiamata, che gli dico e così via. Fate cose, fate cose. Un famoso, uno degli inventori della PNL che si chiamava Bandler, diceva, visto che le prime 20 chiamate a freddo le butti, lui la mattina si svegliava e chiamava della gente a caso a telefono e gli diceva, buongiorno signora, mi passi suo marito? Perché? Perché lei vuole un diamante, vero? Se lei mi passa suo marito io le faccio comprare un diamante. Qualcuno diceva di no, qualcuno diceva di sì. E lui faceva il culo al marito perché non gli dice, quando è l'ultima volta che hai comprato? Ah, lei non ha comprato. Ah, ma sua moglie cosa fa per lei? E gli faceva il culo e vendeva un diamante. Lui vendeva diamanti, no. Questo sarebbe andato da qualche parte a comprare un diamante, lui non ci avrebbe guadagnato niente, ma serviva solo a fare pratica, ok? Quindi... Bandler è famoso anche perché andava nel concessionario della Mercedes durante la crisi petrolifera per vedere se si potevano vendere le Mercedes, perché tutti dicevano che non si potevano vendere. Lui era quello che vendeva durante la crisi petrolifera le macchine che consumavano più benzina in assoluto. Dice, mi ha detto che non si può fare, allora entrava e gli diceva, ma lei lavora qui? No, adesso la porto dal venditore, visto che vuole comprare. Quindi il vostro piano strategico alla fine è fare le cose. Massiva azione.
La cosa più importante della vendita che secondo me dovete ricordare è: se riuscite, fate sempre undersell e overdeliver. È l'unico modo per mantenere i clienti felici nel lungo tempo. Cioè vendetevi per meno di quello che siete, ma poi fate exceed expectation, cioè deliverate più di quello che il cliente si aspetta. Perché così abilitate il venditore più potente che c'è, che non siete voi, ma il vostro cliente. Perché un cliente che ottiene un trattamento di questo tipo è sicuramente un cliente che vi porta altri clienti. Pronti a partire? Grazie mille. Domande? La slide precedente, quindi vuol dire vendi a un prezzo più basso rispetto a quello che è? Non è prezzo. L'undersell è prometti meno di quello che sarai in grado di mantenere. Se io ti porterò 100 di risultati, ti dico 80 e poi te ne porto 105 se ci riesco. Ok? Non è, è una questione spesso di intangibile, non è una questione di... Allora, vi assicuro che prende qualunque studio di HBR, Harvard Business Review, no? Vabbè. Guardatevi l'Harvard Business Review ogni tanto, prendete qualunque studio sensato e vi dicono che il prezzo non è mai la variabile fondamentale. Cioè, se io costo 5 e tu costi 80, vabbè, posso capire. Ma se io costo 5 e tu costi 6, la gente non decide per il prezzo. Quindi in un mercato in cui il prezzo è più o meno una roba consolidata, la gente decide per altri 5, il prezzo è quinto, sesto mediamente. Quindi quando si parla di deliverare, si parla di tutto quello che c'è attorno. Dai un po' di servizio in più, ok? Quindi insomma. Dagli più valore di quello che si aspettava, in qualunque modo, ok? Hai chiesto una cosa? È un delivery digitale, dagliene due. Okay. Io conosco un'azienda che vende ebook, bruttissimi al prezzo che è il triplo di un libro normale, che tu dici cazzo, compro una roba con digitale che costa più di quella fisica, però col fatto che quando compri un ebook ti dà 7 ebook, allora tu dici vabbè, dai, alla fine non mi ha tirato troppo una sola. Ok? Domande? Prego. Un esempio di una chiamata a freddo con qualcuno che ha raggiunto che... senza preavviso. Vuoi un mio le caso? Prime, le prime parole. Però magari lei inserisce per partire il video. Mi sa che sai cos'è, che cambia lo schermo, la risoluzione, mi sa. Lo so, però prima... Allora, facciamo così. Duplica monitor. No, mi sa che è VLC che si è... E questa era perfetta. Che cosa? Tante, nel senso che amministratore delegato di qualche azienda cliente, chiamata a freddo, gente incontrata ai party. Io in verità. No, intendo quali sono insomma l'apertura, il gancio. Ah no, buongiorno. Lì te lo devi andare a costruire. Da un tweet su Twitter. Una roba riguardo a quello. Allora, ciao. La vendita migliore è quella che sembra non progettata. Ok? Quello che io cerco sempre di fare è cerco di trovare un posto, un'occasione, un contesto in cui quella persona sarà ed essendo lì lo intercetto e casualmente lo incontro. Meglio se hai una terza parte che ti fa da sponda. Quindi è una manipola i manipolatori, cioè è un modo per non sono io che vengo da te, ma è una terza parte che viene da te e ti dice ti devo presentare Tizio che è troppo fico. Ok. Grande. Ma tanto è l'audio. Oh. È in inglese. Sì, lo attaccate. Wait a minute. Wait, that's your pitch? You consider that a sales call? Well, you know, I get a call from you guys every Saturday, and it's always the same 10:30. If you guys want to close me, you should sell me. Alright. Alright, start again. Okay. Hi, this is Ron from the Daily News. How are you doing this morning? Shitty, what do you want? Not what I want, sir. It's what you want. Ron? Now we're talking. All right, what are you selling me? I'm offering you a subscription.
contract. So basically you're saying that everybody else who already has a subscription is getting fucked on this one? Yeah, I guess so. Well, I can handle that. So tell me, why should I buy your paper? I mean, you know, I mean, why shouldn't I get the Times or the Voice, you know? Well, the Village Voice is free, sir. So if you wanted, you should certainly pick it up. But the Daily News offers you something no other people can. A real taste of New York. We have the best features, more photographs than any other daily in New York, and we have the most reliable delivery in the city. Now, what do you think? You know what I think, Ron? I think that was a sales call. Good job, buddy. So you want to buy a subscription? No, I already get the Times. Right. Per chi l'ha capita, praticamente dice, allora si scrive, no, io ho già il Times, era giusto per farti fare allenamento. Secondo video, un chilometro da Wall Street. Questa è la ricerca della felicità. Vi ricordate la storia? Lui... Aspetta, praticamente di tutti i broker, quello che porta più soldi in un tot di tempo viene assunto. Il problema è che lui, avendo il figlio per strada, deve fare in 6 ore quello che gli altri fanno in 9. We were all working our way up call sheets to sign clients, from the bottom to the top, from the doorman to the CEO. They stayed till 7, but I had Christopher. I had to do in 6 hours what they do in 9. Good afternoon, my name is Chris Gardner, I'm calling from Dean Whip. In order not to waste any time, I wasn't hanging up the phone in between calls. Okay, thank you very much. I realized that by not hanging up the phone, I gained another 8 minutes a day. Why, good morning to you. My name is Chris Gardner. I'm from Dean Whip. I also wasn't drinking water, so I didn't waste any time in the bathroom. Yes, I'd love to have the opportunity. Okay, no problem at all, sir. Thank you very much. But even doing all this, after 2 months, I still didn't have time to work my way up a sheet. Yes, hello, my name is Chris Gardner. I'm calling from Mr. Walter Riven. Concerning? Yes, ma'am, I'm calling from Dean Whitter. Just a moment. Dean Whitter, il posto da cui chiamavo. Hello. Mr. Riven. Hello, sir, my name is Chris Gardner. I'm calling from Dean Whitter. Yes, Mr. Riven, I would love to have the opportunity to sit with you to discuss some of our products, and I'm certain that I could be of some assistance to you. Can you be here in 20 minutes? 20 minutes, absolutely. Just had someone cancel. Come now. Give me 2 minutes before the 49ers. Monday Night Football, buddy. Yes, sir. Thank you very much. See you soon. Bye-bye. Quindi lui... Lui non agganciava il telefono tra una e l'altra perché aveva calcolato che faceva 8 minuti in più così, ok? Non beveva così non doveva perdere tempo per pisciare e soprattutto quando ha reso conto che tanto non ce la faceva a fare lo stesso numero di chiamate, ha detto sai cosa c'è? Punto direttamente a quello, il pesce più grosso di tutti, poi lo prende, quello che lo porta in giro. Questo invece è più folcloristico su come sono visti i venditori, però mettiamola così, sarete un venditore quando un po' sta roba qua vi fa gongolare. And your name is your wanting, and you can't play in the man's game, you can't close them, then go home and tell your wife your troubles. Because only one thing counts in this life. Get them to sign on the line which is dotted. You hear me, you fucking faggots? A, B, C. A, always, B, B, C, closing. Always be closing. Always be closing. A, I, D, A. Attention, interest, decision, action. Attention. Do I have your attention? Interest. Are you interested? I know you are, because it's fuck or walk. You close or you hit the bricks. Decision. Have you made your decision for Christ? And action. AIDA, get out there. You got the prospects coming in. You think they came in to get out of the rain? A guy don't walk on the lot lest he wants to buy. They're sitting out there waiting to give you their money. Are you going to take it? Are you man enough to take it? Va bene.
Con questo abbiamo finito, vi ringrazio e buon appetito.